Io direi di iniziare, non so se mi è arrivato di casa. Faccio vedere le poi si. Siamo di nuovo insieme come ogni venerdì da un po' di tempo a questa parte. È il terzo incontro di un ciclo sul Novecento e in cui abbiamo già iniziato a sviluppare un certo discorso con due conferenze, una su Pasolini e una su García Márquez, parlando di un secolo, il Novecento, che noi conosciamo come il secolo della tecnologia, come il secolo del consumismo, come il secolo della conquista dello spazio. Sembra cioè che in questo secolo l'umanità abbia veramente guadagnato molto e sia andata molto avanti. In questo ciclo di incontri noi vogliamo invece, un po' in controtendenza, mettere in luce come il Novecento sia stato soprattutto un secolo di grandi perdite, di scomparse, cose svanite che corrispondono anche a grandi cambiamenti sociali, diciamo, ed esistenziali. E voi avete visto, se qualcuno di voi ha visto, insomma, il programma che abbiamo fatto di questi incontri, che abbiamo associato ad ogni autore, diciamo, la scomparsa di un qualche valore fondamentale all'interno della società. Quindi con Pasolini abbiamo visto la perdita del mito, intesa come la cultura delle origini, la perdita della cultura originaria che collegava l'uomo alla natura. Mentre con García Márquez abbiamo invece visto la scomparsa dell'alchimia, cioè di quella capacità immaginativa, di quella fantasia creativa che Márquez ha rappresentato così bene. Oggi parliamo di un'altra perdita, una perdita fondamentale davvero, perché si riferisce all'uomo nella sua essenza, la sua interiorità. Parliamo della perdita dell'interiorità, cioè del rapporto autentico e sincero che l'uomo ha con se stesso e che lo rende tale, lo rende uomo. E ne vogliamo discutere parlando dell'opera di uno dei più grandi artisti del Novecento, appunto Eduardo De Filippo, uno dei più grandi artisti non solo del Novecento italiano, ma in generale, diciamo, sul panorama mondiale. Pochi personaggi, pochi artisti hanno raggiunto il livello, le vette di profondità artistica ed intellettuale di Eduardo. Di lui si deve dire certamente che è stato un grande drammaturgo, quindi noto, rappresentato in tutto il mondo. Basti pensare che le sue commedie sono state messe in scena da un capo all'altro del mondo, tradotte in svariate lingue con grande successo. L'edizione inglese di Filumena Marturano è diretta da Franco Zeffirelli, ha avuto 2 anni di repliche consecutive a Londra, prima di essere poi portata a Broadway e messa in scena con la regia di Laurence Olivier. Ma al di là dei riconoscimenti che Eduardo ha avuto, più all'estero che in Italia, perché magari in Italia lo conosciamo più che altro per un certo tipo di teatro umoristico o un certo filone di filmografia, insomma, più o meno secondaria nella produzione artistica di Eduardo, a parte, dicevo, questi riconoscimenti, quello che fu Eduardo De Filippo è il ruolo di osservatore e cantore dell'umanità. Quindi, diciamo, oggi vogliamo parlare soprattutto di questo, vogliamo parlare dell'Eduardo uomo che trasporta quest'umanità, fortemente legata anche alla sua dimensione, al suo retroterra geografico addirittura, quindi alla città di Napoli, e al modo in cui ha trasportato, dicevo, quest'umanità nella sua opera artistica. E Eduardo ha trattato i grandi temi dell'umanità, i grandi temi, diciamo, esistenziali. Si è posto come si pose a suo tempo Shakespeare, come si pose a suo tempo Pirandello, e come tutti i grandi artisti, Eduardo ha fatto questo raccontando l'uomo del suo tempo, quindi l'uomo del Novecento, presentandocelo, diciamo, per quello che è, soprattutto per quello che oggi è diventato. E questo è, diciamo, un tema molto importante.
cioè ciò che l'uomo oggi è diventato. Edoardo si è occupato particolarmente di questo. Iniziando qualunque discorso sul teatro di Edoardo, è impossibile evitare di parlare di Napoli. Non certo perché l'arte di Edoardo debba considerarsi un'arte locale, un'arte folcloristica, limitata, diciamo, alla visione particolare, ecco, della cultura napoletana. Anzi, al contrario, Edoardo ha costituito insieme a Pirandello l'apice più universale, più internazionale anche, della nostra drammaturgia. Ha reso il teatro uno strumento formidabile per rappresentare i caratteri più generali, più profondi dell'uomo del Novecento. Esattamente come fece Pirandello. Quindi, se siamo convinti di questo, ci si può porre la domanda: perché sottolineare questa stretta dipendenza tra Eduardo e Napoli? Diciamo che per rispondere a questa domanda basterebbe iniziare a vedere la più famosa, forse, delle commedie di Eduardo De Filippo, cioè Napoli Milionaria, che già nel suo titolo, ecco, comprende questo riferimento a Napoli. Una commedia scritta nel 1945, un anno particolare, ovviamente, l'anno che segnò la fine del secondo conflitto mondiale, scritta quasi di getto in poche settimane, per motivi che vi racconterò un po' più avanti, e che fu rappresentata per la prima volta al Teatro San Carlo il 25 marzo. Quindi, diciamo, poche settimane prima dell'8 maggio, della resa del regime nazifascista. Poi la seconda guerra mondiale finì effettivamente, come sapete, il 2 settembre, quindi si era proprio in un periodo in cui si stava assistendo a una svolta che poi sarebbe diventata, che si può intendere, diciamo, come un vero e proprio punto di demarcazione tra un'epoca e un'altra epoca, la fine della guerra e l'inizio, diciamo, di un periodo di pace, così quantomeno ci raccontano i libri di scuola, diciamo, circa la nostra storia. Il contesto di questa commedia è un contesto estremamente reale, quindi si parla di un contesto storico e geografico molto preciso, situato nel cuore del Novecento, in un momento fondamentale della storia del Novecento, cioè la fine del conflitto bellico. I due periodi, che qui sono, diciamo, in antitesi, in cui, diciamo, il 1945 si situa come un punto di demarcazione, sono quello della guerra, in cui per centinaia di milioni di esseri umani l'unico pensiero era quello, diciamo, di sopravvivere, e invece il nuovo periodo di pace, almeno apparente, quindi contrassegnato dalla fine delle ostilità. Questa linea di demarcazione era fondamentale, importante per una città, soprattutto come Napoli, una città che dalla guerra è stata martoriata da centinaia di bombardamenti che avvennero, diciamo, tra il 40 e il 44. Napoli fu pesantemente bombardata. E sono morte sotto quei bombardamenti migliaia e migliaia di persone, si parla di circa 20.000 morti. E tra l'altro, la città fu prostrata da un periodo di stenti incredibili, un terribile, diciamo, regime di ristrettezze alimentari che portò i napoletani a vivere in condizioni di estremo disagio. Quindi Napoli sotto la guerra. Anzi, c'è un anno preciso in cui è ambientata la commedia, è il 1942, si è dentro la guerra. Questo è lo scenario che Edoardo ci presenta quando si apre il sipario sul primo atto di Napoli Milionario. Una commedia che è ambientata in un piccolo basso napoletano, Ovascio, una piccola abitazione di due soli ambienti che dà sulla strada, anzi dà piuttosto su un vicolo stretto tra case ammassate, dove c'è più ombra che luce. Quindi si apre la commedia in una semioscurità, un'atmosfera di primo mattino in cui lo spettatore fa la conoscenza con la famiglia Iovine, che, diciamo, abita in questo basso napoletano e che sarà protagonista della commedia. Gennaro, il capofamiglia, Gennaro Iovine, è ancora disteso nel letto,
piccolo vano in cui ha ricavato, diciamo, il suo letto, diviso dagli altri ambienti da una tenda di fortuna. Ed è già sveglio da tempo quando si apre il sipario, perché durante tutta la notte ci sono stati bombardamenti, quindi la famiglia continuamente è uscita per ripararsi nel rifugio e poi è ritornata a casa. Ci sono con lui, appena svegli, i due figli, Maria Rosaria e Amedeo, che fanno la loro apparizione, la figlia con questa grande caffettiera napoletana in mano, proprio l'emblema di Napoli. Il secondo, un giovanotto, ancora non del tutto sveglio, in attesa di mangiare qualcosa per colazione. Mangiare era, diciamo, la principale preoccupazione in questo periodo. Dal vicolo, intanto, si sentono giungere le urla della moglie di Gennaro, Amalia, che sta litigando con una vicina che le vuole fare concorrenza nella vendita abusiva del caffè. In quel periodo non c'erano generi alimentari disponibili in vendita negli spacci, quindi c'era la borsa nera e la moglie di Gennaro, appunto, faceva questo piccolo commercio, aveva messo su questo piccolo commercio con il quale si arrangiava a mantenere la famiglia. Il marito, che prima della guerra faceva il tranviere, aveva perso il posto, i tram non funzionavano più, non andavano più e non contribuiva quindi più al bilancio familiare. Quindi la figura di questo Gennaro Iovine è quella di un uomo che non gode di grande considerazione da parte della moglie, da parte dei figli, che lo ritengono, diciamo, un poco ingenuo, scombinato. E anche gli amici e i conoscenti che si vedono arrivare per prendere il caffè la mattina in questo basso napoletano, lo canzonano per le sue idee relative alla situazione sociale e politica. Insomma, è un personaggio, possiamo pensare, un po' buffo, che comunque non approva questo commercio illecito che fa la moglie, non lo approva, ma non riesce a proporre nessun'altra valida alternativa per sopravvivere. Quindi vi sto un po' riassumendo per sommi capi la trama, perché poi vorrò far vedere un piccolo, diciamo, spaccato, un piccolo pezzetto di questa commedia. Un'altra protagonista fondamentale è appunto la moglie di Gennaro Iovine, donna Amalia, che gestisce i suoi traffici in società con un giovane del vicolo, Enrico, detto Sette Bellezze, un autista e proprietario di camion, che, diciamo, è evidente che sta innestando una tresca con questa donna sposata, mentre il marito, nella sua, diciamo, svagatezza, sembra non accorgersene. A un certo punto la famiglia viene avvisata di un sopralluogo della polizia, che è stata informata dei traffici illeciti di donna Amalia, è stata informata dalla vicina dispettosa che le fa concorrenza. Ed è a questo punto che il tanto disprezzato marito, Gennaro, dimostra la sua utilità interpretando la parte del finto morto, che il brigadiere di polizia, che sarà poi, diciamo, incaricato di fare l'ispezione, troverà disteso sul letto funebre a fare finta, appunto, di essere morto, in maniera tale da dissuadere il brigadiere dal fare la perquisizione e quindi procedere contro la famiglia. Siccome però anche il brigadiere è napoletano, diciamo, non crede all'inganno e dichiara di volere attendere nel basso fino a quando non verranno a portare via il morto, non vorranno portare via il morto. Nel frattempo, però, suona l'allarme dei bombardamenti. E quindi, diciamo, tutti scappano al rifugio, il brigadiere sta lì fermo, non ha nessuna intenzione di muoversi, e così costringe anche Gennaro, il finto morto, a rimanere nel letto, insieme a tutti i familiari che devono rimanere là per tenere, diciamo, per tenere fermo il loro punto. E quando l'allarme è finito, il brigadiere si è ormai convinto definitivamente dell'imbroglio. Si è anche accorto che sotto il letto dove è disteso il morto c'è un ben di Dio di pastina bianca, patate, formaggio e tutto quanto, diciamo, viene nascosto lì. Ma è, d'altra parte, così ammirato dal coraggio di Gennaro, che in fondo lotta soltanto per la sopravvivenza, che decide di soprassedere all'arresto e di non effettuare neanche la perquisizione, a patto però che il finto morto ammetta di essere finto e quindi si risvegli.
Gennaro Iovine ci crede, crede alla buona fede del brigadiere, quindi il primo atto finisce così, finisce con questi due che si accommiatano cordialmente, diciamo, mentre il fumo dei bombardamenti, ancora il suono delle sirene, si sente nell'aria. Quindi diciamo, allo spettatore di questo primo atto non può non sfuggire questa atmosfera farsesca, anche tenendo conto della drammaticità del contesto. Quindi c'è una prevalenza degli elementi comici e si sottolinea soprattutto la capacità dei napoletani di arrangiarsi anche davanti alle avversità peggiori. Del resto, durante la prima rappresentazione che avvenne di questa commedia al Teatro San Carlo, Edoardo apparve sul palco annunciando agli spettatori che diciamo, quel primo atto che era stato presentato, comico, umoristico, era ancora legato al suo vecchio teatro, che lui aveva praticato fino a quel momento. Dal secondo atto sarebbe iniziato il suo nuovo teatro. Quindi a tutti gli effetti il primo atto di Napoli Milionaria è un punto di demarcazione tra un teatro che Edoardo aveva fatto fino a quel momento e un teatro che sarebbe iniziato da quel momento in poi per stessa dichiarazione dell'autore. Tenete conto che alla fine del 44, quindi un anno prima della scrittura di questa commedia, si era sciolta la compagnia del teatro umoristico I De Filippo, che era stato fondato dallo stesso Edoardo e che però Edoardo portava avanti con i suoi due fratelli, che conoscete benissimo, Peppino e Titina, che come Edoardo erano figli illegittimi del grande commediografo Edoardo Scarpetta. E quindi già con questa compagnia Edoardo aveva scritto e interpretato commedie, diciamo, divenute famosissime. Natale in casa Cupiello, quei figuri di tanti anni fa, Chi è più felice me, Sic Sic l'artefice magico. C'era stato, diciamo, un teatro di grande successo. I De Filippo erano famosissimi in tutta Italia, anche Mussolini si era occupato, diciamo, della loro incolumità durante la guerra. Poi però nel dicembre del 44 avvenne questo litigio col fratello Peppino e questa compagnia si sciolse ed Edoardo fondò insieme alla sorella Titina una nuova compagnia tutta sua, appunto il Teatro di Edoardo. Quindi la fine del primo atto di Napoli Milionaria segna l'inizio di questo nuovo teatro, anche di questa nuova compagnia, e Edoardo fa risalire l'idea di questa commedia, della concezione di questa commedia, proprio al 1944, quando lui dice che poche settimane dopo la liberazione si affacciò al balcone della sua casa, lui abitava al Parco Grifeo, e dette uno sguardo al panorama di questa città martoriata, tra le rovine. Gli venne in mente, in embrione, l'idea di questa commedia e la scrisse praticamente di getto, tutta di un fiato, in poche settimane. Col secondo atto di Napoli Milionaria, cos'è che cambia nel teatro di Edoardo? E purtroppo questo si dice poco spesso quando si tratta di parlare di Edoardo De Filippo. Nel teatro di Edoardo entra la storia, prepotentemente, entra la realtà. La guerra non è più il pretesto, diciamo, per innescare la farsa, per parlare di quanto i napoletani si sappiano arrangiare nei momenti difficili, per affermare questa inevitabile vittoria dell'ottimismo e dell'ironia sulla tragedia. Invece il nuovo teatro di Edoardo, senza rinunciare mai a quei registri comici di cui lui è sapiente, diciamo, manipolatore, comincia a diventare una riflessione profonda sull'umanità, una rappresentazione, cioè, come vi dicevo all'inizio di questa presentazione, di quelle problematiche fondamentali che vanno ben oltre le dimensioni di Napoli, di quel contesto geografico. Si allargano, cioè, al palcoscenico della vita, ai drammi umani, che si chiamano violenza, odio, amore, solidarietà, anche follia, speranza. Cioè da quel momento in poi Edoardo parlerà dell'uomo. Quindi
inizia questo secondo atto con lo spettatore che scopre che il conflitto mondiale è finito, quindi non solo inizia un nuovo teatro, ma inizia anche una nuova epoca, un'epoca in cui è scoppiata la pace. Ma intanto Gennaro Iovine è andato disperso durante uno di questi bombardamenti e Amalia, che ha continuato, diciamo, i suoi commerci illegali con sette bellezze, con l'amante, ha incrementato di molto i suoi profitti. Infatti la ritroviamo, diciamo, in una condizione di discreta agiatezza con questo basso napoletano che è stato tutto ristrutturato, messo a nuovo, e in cui vediamo bei vestiti, profumi costosi, insomma, una condizione di una certa agiatezza. E proprio il giorno in cui la donna Amalia sta organizzando la festa per l'amante, per sette bellezze, ecco che improvvisamente però ritorna Gennaro, che era scomparso e che quindi si ripresenta. Era stato catturato dai tedeschi, ma poi miracolosamente era riuscito a fuggire ed era ritornato a casa dopo un lungo viaggio a piedi. Parenti, amici festeggiano questo ritorno isperato e Gennaro inizia a raccontare le vicende della guerra, quello che ha vissuto, le sue disavventure, le cose orrende che ha visto. Però le persone intorno a lui non sono assolutamente interessate, diciamo, a questi racconti lugubri. Anzi, cercano di convincerlo a dimenticare quello che ha visto, quello che è stato, a rasserenarsi, perché la guerra ormai è finita, gli dicono. Ma Gennaro è di un altro avviso. Continua a dire: la guerra non è finita, non è finito niente. E questa frase rivela proprio la visione del mondo di Eduardo che è, diciamo, trasferita in questa commedia. La guerra non è solo un fatto, diciamo, contingente che si situa nella storia. La guerra è una condizione esistenziale dell'uomo, almeno dell'uomo del Novecento. Quello che Edoardo osserva e ci presenta, e quindi non è limitata a un periodo di conflitti bellici. La guerra continua, dice Edoardo. E quello che il personaggio di Gennaro Iovine può osservare ritornando a casa è la conferma evidente di questa situazione. Infatti noi vediamo la moglie, Amalia, che è talmente presa dalla riuscita dei suoi affari da non esitare a portare avanti le azioni più infami, si è trasformata praticamente in un'usuraia. Dopo aver acquistato per pochi soldi la casa di un ragioniere, uno di coloro che veniva a acquistare il caffè alla Borsa Nera nel periodo della guerra, approfitta del fatto che costui è ormai impoverito dalla guerra, non può più pagare l'affitto, lo sfratta dall'appartamento dopo aver comprato il suo appartamento. E lo butta fuori con tutti i bambini e la moglie. Anche la figlia di Gennaro, è in una condizione particolare, non è stata mai più sorvegliata dalla madre e quindi si è fatta affascinare da un giovane soldato americano che, dopo averla messa incinta, se n'è tornato nel suo paese. Il figlio, Amedeo, anche questo ripulito, rivestito di begli abiti, ma in realtà affascinato dal guadagno facile, ha fatto sodalizio, diciamo, con un mariuolo locale, Peppe o Cric, che ruba copertoni di auto per poi rivenderli sul mercato nero. Insomma, è diventato mariuolo pure il figlio. E tutto questo sembra avere anche delle conseguenze, diciamo, una sorta di nemesi, perché una disgrazia si abbatte poi sulla famiglia, la figlia più piccola, Rituccia, si ammala gravemente e morirà. A meno che non si trovi una medicina che in tutta Napoli non si trova, anche perché il mercato nero, la borsa nera, proprio quella che alimenta anche Amalia, fa in modo che le medicine, i medicinali non si trovino per poter alzare il prezzo dei farmaci. Quindi vediamo questa donna, questa madre, che se ne va disperata a girare per la città chiedendo di porta in porta per procurarsi il farmaco e quando le speranze sembrano ormai svanite, ecco che arriva il farmaco. Proprio con quel ragioniere che è stato rovinato da Amalia e che è stato buttato fuori di casa, che glielo porta, diciamo, fa in modo quindi che la bambina si possa salvare. E quindi
La commedia finisce con una scena finale che è un po' passata alla storia per quanto riguarda il teatro di Eduardo, perché è un confronto veramente tra due diverse visioni del mondo. Questo marito, Gennaro Iovine, e la moglie sono seduti a un tavolo, l'uno di faccia all'altra, e Amalia, confusa, frastornata, si rende conto che la vita della sua famiglia è diventata irriconoscibile. Non ha niente più di normale rispetto a quello che era un passato di stenti, un passato di difficoltà quotidiane, ma in cui esistevano delle sicurezze. Quantomeno esisteva la sicurezza degli affetti e di valori familiari sicuri, che chiaramente non ci sono più. E Amalia quindi si chiede: che è successo? Dice: che è successo? E Gennaro, che è cosciente ormai da tempo di ciò che la moglie non riesce a vedere, pronuncia quella battuta finale che è rimasta anche questa nella storia del teatro di Eduardo: ha da passare nottata, la nottata deve passare, c'è qualcosa che deve passare. Questo qualcosa che deve passare noi lo comprendiamo bene cominciando proprio a vedere questo spezzone della commedia. Anzi, scusa Paolo, se lo puoi lanciare il primo brano, ce lo vediamo insieme. Ha da passare nottata non è una frase di rassegnazione, non è, diciamo, affidarsi banalmente a una speranza consolatoria. È una frase in cui Eduardo, diciamo, vuole intendere che l'umanità deve uscire in qualche modo dal buio della follia in cui è precipitata, perché è questo che si vuole affermare con c'è ancora la guerra. Si è in preda ancora a quella follia, quell'insensatezza che è perdita di valori umani e di cui però gli uomini che ne sono affetti non si rendono neanche conto, perché vedete Amalia dice: ma che è successo? E lo dice sinceramente, non riesce a capire. Ma in effetti questi valori umani sono stati persi in nome di altri valori o disvalori, che dir si voglia, che sono l'avidità, l'egoismo e le prepotenze. Sono i grandi temi che poi Eduardo passerà in rassegna in tutte le sue opere successive, da Questi fantasmi a Filumena Martorano, La paura numero uno, fino a Mia famiglia, e ancora più avanti l'ultima commedia sarà nel 73, Gli esami non finiscono mai, quindi circa un trentennio di opere teatrali indimenticabili, veramente di grandissimo valore. Opere in cui Napoli, che è sempre lo scenario in cui sono ambientate queste commedie, diventa il mondo, rappresenta metaforicamente il mondo. Eduardo però non è più il Pulcinella che racconta le vicende di Napoli, le vicende straordinarie, paradossali, per suscitare il riso e l'ilarità. Continua a esserci il riso e l'ilarità perché, ripeto, i registri comici di Eduardo sono sempre stati quelli. Però Eduardo in questo teatro diventa piuttosto l'interprete, come vi dicevo prima, il cantastorie, che fissa in questo suo racconto poetico una realtà eterna, una realtà fatta di fatti esteriori ma anche interiori, proprio perché Eduardo stesso è convinto che il teatro sia il luogo dove guardare dentro di noi. Quindi a tutti gli effetti questo teatro di Eduardo è il teatro del dentro, è il teatro in cui l'uomo cerca di vedere la realtà interiore prima che la realtà dell'esterno, la realtà del mondo esterno. E la commedia in cui questa problematica, diciamo, della crisi morale, della crisi interiore, trova certamente la massima rappresentazione, anche quella più efficace sul piano sociale, è certamente Mia famiglia, una delle commedie meno note di Eduardo. Questa commedia fu scritta nel 1955, prima che in Italia, insomma, scoppiasse il cosiddetto boom economico, e la protagonista di questa commedia, ancora una volta, è una famiglia che cerca di adattarsi al nuovo scenario che la vita moderna propone.
quindi una famiglia che sta per entrare negli anni 60. Il capofamiglia si chiama Alberto Stigliano, fa lo speaker radiofonico di professione, molto stimato da tutti, tranne che dai suoi stessi familiari. In pratica quest'uomo ha la famiglia contro, a partire dalla moglie Elena, che è sempre fuori con le sue amiche, che gioca a poker senza curarsi né della casa né della famiglia, e i due figli, Beppe e Rosaria, due giovani, poco più che ventenni, che sono abbandonati a loro stessi, non hanno un vero e proprio rapporto con i genitori, e portano avanti una serie di rapporti di amicizie deleteri. Uno dei due figli, quello maschio, Beppe, non vuole accettare il lavoro in radio che il padre gli propone, perché invece vorrebbe intraprendere la carriera cinematografica. Ha un amico, Guidone, un amico omosessuale, e una delle prime commedie in cui si parla apertamente negli anni 60 di omosessualità. Questo Guidone convince Beppe a mandare le sue foto a un regista, anche questo omosessuale, riuscendo ad ottenere così per lui un ruolo da protagonista in un film. Quindi il figlio di Alberto Stigliano vola in Francia per girare questo film, ma durante il suo soggiorno questo regista viene assassinato e viene incolpato della sua morte proprio Beppe, proprio il ragazzo. Intanto, mentre succede questa prima tragedia, la moglie di Alberto ha completamente rovinato la famiglia o economicamente con i debiti di gioco, e anche la figlia Rosaria è stata violentata da un compagno di liceo ed è fidanzata attualmente con un comunista, con un fidanzato comunista che la maltratta. Quindi un altro scenario in cui, diciamo, prevale la confusione, prevale il disordine totale, soprattutto morale, e persino lo stesso Alberto, il capofamiglia, si è disamorato ormai della famiglia, quindi non sente più nessun attaccamento. Ha anche lui una relazione extraconiugale con un'altra donna, relazione di cui la moglie è a perfetta conoscenza, ma non se ne lamenta affatto, anzi fa finta che non esista. Quindi in tutto questo, diciamo, scenario di corruzione, Alberto Stigliano si rende conto che la società è cambiata. Quindi anche qui il protagonista assiste a un processo di cambiamento. È andata in crisi soprattutto la famiglia patriarcale, ovviamente. Questo è il modello che è andato in crisi, che ruotava attorno a dei punti di riferimento certi, a un ordine tramandato per secoli, a istituzioni, come il matrimonio e la famiglia, che chiaramente sono andati in frantumi proprio dopo la guerra. Sicuramente perché il conflitto bellico aveva mandato in frantumi. Aveva messo a nudo, diciamo, tutti i mali della società, aveva mandato in frantumi le certezze, le convinzioni, anche i perbenismi, mettendo a nudo la falsità, la crudeltà, l'ipocrisia, e quindi spinto i giovani a non credere più assolutamente a quei modelli, a considerarli come modelli mistificatori. Quindi i figli di Alberto Stigliano, ma anche la moglie, che è abbastanza giovane, rivendicano il diritto a una società nuova, una società che mette in discussione quei valori, che rifiuta le vecchie convenzioni. Persino questo amico omosessuale di Beppe, Guidone, è uno dei primi omosessuali a fare coming out, no? A esibire fierezza della propria condizione. Quindi evidentemente c'è un mondo nuovo, secondo tutta questa gente, che non può che essere migliore del mondo vecchio. Solo che Alberto Stigliano comprende che questo nuovo non produce felicità, lo vede con i suoi occhi. Ecco la realtà del teatro di Eduardo, no? Eduardo guarda in faccia la realtà, dice: ma dov'è questo mondo migliore? Non c'è, anzi c'è al contrario sofferenza. In un discorso che Alberto Stigliano fa col suo fratello, col suo vecchio fratello, anch'egli un residuato del mondo vecchio, addirittura nostalgico del fascismo, tutti questi temi vengono messi chiaramente in luce. Si potrebbe pensare che Eduardo quindi si limiti semplicemente a denunciare la perdita dell'ordine nella società, quindi a criticare questa perdita dell'ordine, a evidenziare la crisi della società patriarcale. In realtà c'è molto di più.
c'è molto di più e va detto. A un certo punto nella commedia, Alberto Stigliano, messo davanti all'ennesima perdita al gioco della moglie, quindi la crisi economica che ormai è arrivata, finge di avere perso per sempre la voce che era sempre stata così importante per lui, che faceva lo speaker radiofonico. La perdita della voce rappresenta metaforicamente l'impossibilità di comunicare, la solitudine esistenziale di un uomo che non trova più piacere, ma neanche capacità di vivere nella società in cui deve vivere. Quindi che si sente estraneo, che si sente sofferente e che quindi non vuole proprio più comunicare. Infatti è una finzione quella di Alberto Stigliano, lui finge di avere perso la voce. Quello che succede dopo è che noi vediamo questa famiglia crollare completamente, come era crollata anche in Napoli Milionaria la famiglia di Gennaro Iovine. Il figlio Beppe, come vi dicevo, viene coinvolto in un caso di omicidio, quindi sta per essere arrestato, e a quel punto Alberto Stigliano ritrova la voce, o meglio, decide di ritrovare la voce e di parlare. Anche qui c'è una confessione in cui lui finalmente si confronta in maniera sincera, in maniera anche coraggiosa con i suoi familiari, e spiega il suo punto di vista, spiega perché fino a quel momento non ha parlato, e tra l'altro trova anche quelle parole che non era mai riuscito a trovare prima. E sono parole di grande sofferenza, sono parole di uomo sconfitto, ma in un certo senso sono anche parole di speranza. Beh, avete visto un semplice piccolo brano, insomma, quanta carne al fuoco che viene messa nel teatro di Edoardo, quello meno conosciuto, perché questa commedia raramente si vede, ma è chiaro, lo dice in maniera chiarissima Alberto Stigliano, il protagonista. Lui non voleva limitare il futuro del figlio, non pensava che lui non dovesse raggiungere quello che lui non era riuscito a raggiungere. Questo sfogo del protagonista della commedia è proprio dar voce, dare fiato a queste voci di dentro, a questa interiorità repressa, questa tragedia di un'intera vita in cui ci sono sogni maturati, c'è la voglia di realizzare un concetto di essere umano che va oltre la propria vita, che si proietta con i figli verso il futuro e che poi però, diciamo, questo sogno viene disatteso dall'andare degli eventi e soprattutto da una società che chiaramente non condivide più, sembra non condividere più questi valori, no? Lui si rivolge alla moglie e dice in maniera chiara: tu non hai voluto quello che ho voluto io, non hai voluto portare avanti questo discorso fatto evidentemente di sacrifici, di responsabilità, perché i milioni non si fanno così, no? Con questa frase si vuol mettere in evidenza come l'idea di un mondo in cui tutto sia facile, tutto sia dovuto e che tutto si risolva nell'avere un successo personale è un'idea inumana dal punto di vista di Alberto Stigliano, perché rifiuta tutto quello che invece è il suo mondo, tutto quello che erano i suoi sogni. Lui addirittura si meraviglia della forza con cui riusciva a lavorare per il figlio, per la famiglia, nel senso che quei sacrifici, quella disponibilità a prendersi delle responsabilità diventavano una ragione di essere, diventavano proprio davano un senso alla vita dell'uomo. Ecco, Alberto Stigliano non riesce a vedere questo senso nella nuova società. È un uomo sconfitto da tutti i punti di vista. Infatti alla fine, diciamo, si lo dice chiaramente: io neppure sono contento della mia vita. Ma il punto fondamentale, io credo, di questo brano di commedia che vi ho voluto mostrare sta nella frase: noi non siamo liberi. Non è vero che siamo liberi. Noi siamo ammagliati, dice Edoardo.
Noi siamo legati strettamente l'uno all'altro, abbiamo delle responsabilità. Se è vero che apparteniamo a un consesso umano, se è vero che abbiamo fondato un consorzio umano e che quindi in qualche modo vogliamo portare avanti un'idea di società, un'idea sociale, già questo limita totalmente la nostra libertà personale. Quindi volere affermare per forza una libertà individuale senza se e senza ma, senza confini di nessun tipo, è semplicemente l'affermazione di un ego smisurato, di un egoismo non più umano, non da società umana. Questo è quello che Edoardo, in questo brano, secondo me, vuole mettere di più in evidenza. Ma è anche vero che il personaggio di Alberto Stigliano non rappresenta Edoardo De Filippo. Questo è un altro equivoco che si è messo in essere quando questa commedia fu rappresentata. Si attirò anche molte critiche Edoardo per una sorta di atteggiamento nei confronti del nuovo, per esempio per le sue posizioni nei confronti dell'omosessualità. C'è un discorso che sembra essere sprezzante nei confronti degli omosessuali, messi in bocca ad Alberto Stigliano. Ma non è che questo fosse il pensiero di Edoardo. Non è che in questo personaggio Edoardo ha voluto calare se stesso. In questo personaggio Edoardo ha voluto disegnare l'uomo del dopoguerra che non si ritrova più in quello che sta succedendo e che naturalmente da una parte capisce quali sono i motivi, capisce che la crisi dei valori fondamentali della società, la crisi della famiglia è un motivo, dall'altra parte cerca anche degli alibi, cerca di scaricare per esempio sull'omosessuale e sui cattivi consigli dati al figlio, altri motivi di guai. Ma in realtà Alberto Stigliano è un uomo ferito, è un uomo che non sa che cosa deve fare. E andando avanti nella commedia si vedrà anche che si deve confrontare anche con questa dimensione di modernità. La modernità va affrontata, c'è comunque. E le ragioni dei figli e le ragioni anche della moglie ci sono, perché comunque questa nuova umanità nasce anche dagli errori dell'umanità vecchia. E i figli pagano le colpe dei padri, e anche questo un altro concetto che Edoardo vuole comunicare. Questo tema della crisi profonda dell'uomo del Novecento, che non riesce più a vivere essenzialmente, vedete, si porta dentro tutti i suoi dolori, si porta dentro tutte le cose non dette, non riesce a parlare, fin quando si sfoga come Alberto Stigliano, come Gennaro Iovine, finalmente parla, no? Ecco, fino a questa commedia qui, in qualche modo lascia intravedere però una speranza. Ha da passare la nottata, significa che comunque la nottata dopo che passa potrebbe portare a una società migliore. E alla fine anche in Mia famiglia si intravede la possibilità, di una ripresa, di una riscossa. Dove il teatro di Edoardo, comincia a diventare ancora più profondo, è come se scavasse un livello della comprensione del reale ancora più profonda, e in un'altra commedia di quel periodo, è una commedia del 1955 che si intitola Le voci di dentro, e che è probabilmente il capolavoro di Edoardo, la più bella commedia di Edoardo, in cui il tema della crisi profonda della società, che si evidenzia nel disordine sociale, nella confusione, viene approfondito in un livello più esistenziale, ad un livello più esistenziale. Abbiamo una commedia che è sospesa tra realtà e sogno, in cui l'uomo si confronta veramente con la parte di lui che non è cosciente e che emerge proprio durante la notte, quando si mette la testa sul cuscino e emergono tutte le paure, tutte le inquietudini vere e proprie. E quindi questa commedia, Le voci di dentro, è una commedia fatta di sogni, in cui si parla moltissimo di sogni, sogni inquieti di persone, tra l'altro, che sono uscite anche qui da poco dalla Seconda Guerra Mondiale, ma è come se da questa guerra non fossero mai usciti. Quindi ritorna il tema di Gennaro Iovine, la guerra non è finita, almeno non è finita per queste persone. Se guardiamo alla società di oggi dovremmo dire non è finita neanche adesso.
Il protagonista di questa commedia, Le voci di dentro, si chiama Alberto Saporito. Con suo fratello Carluccio vive in una discreta miseria perché l'attività del padre, l'attività che il padre ha lasciato ai due fratelli sta andando male. Loro facevano gli appalatori di feste, cioè quelli lì che organizzavano le feste di quartiere, affittavano le sedie, affittavano tutto ciò che serviva a fare le feste. E questi due fratelli, abbastanza anziani, soprattutto lui, Alberto, è il fratello più anziano, vivono in un palazzo in cui vive anche un'altra famiglia, la famiglia Cimmaruta. Una famiglia composta da Pasquale, il marito, un uomo di mezza età, malato di nervi, uscito con questa malattia di nervi proprio dalla guerra, che quindi non riesce più a lavorare, ed è mantenuto dalla moglie che fa la chiromante. Poi c'è la sorella di Pasquale, Donna Rosa, una zitella che porta avanti il menage familiare, e ci sono i due figli della coppia. Quindi questa famiglia Cimmaruta vive nello stesso palazzo con Alberto Saporito e il fratello. Alberto Saporito è quello che fa il sogno più disastroso in tutta la commedia, fa un sogno disastroso. Anzi, non sa neppure se si sia trattato davvero di un sogno, perché lui inizialmente è convinto che questa famiglia Cimmaruta, che gode della reputazione, di una buona reputazione generale, insomma, di famiglia per bene, in realtà sia una banda di lestofanti che abbia ucciso, per ragioni non ben precisate, un suo amico, Aniello Amitrano. E in preda quindi all'orrore e allo sdegno, Alberto va a denunciare la famiglia Cimmaruta alla polizia. Salvo poi che al momento di spiegare alle autorità cosa davvero avesse visto, Alberto Saporito dice: ma io questo fatto me lo sono sognato, in realtà non l'ho visto". E quindi la commedia inizia sulla base di questo sogno, ma porta avanti altri sogni, perché inizia proprio con il racconto di alcuni sogni da parte della cameriera dei Cimmaruta, da parte di Donna Rosa, sogni strani, sogni difficili da comprendere, addirittura sogni che coinvolgono gli spiriti dei morti, presenze oscure, insomma, in generale, che fanno perdere la serenità. Bene, in realtà questi poveracci non hanno fatto nulla e, come dicevo prima, Alberto Saporito tutto il discorso se l'è sognato, o almeno crede di avere sognato, perché continuando nello svolgersi della commedia c'è sempre questa incertezza, un'incertezza che è alimentata dall'avanzare degli eventi, nel senso che dopo essere stati portati in commissariato, come avete visto, e quindi rilasciati per il ritiro della denuncia da parte di Alberto, Alberto stesso teme le rappresaglie quando saranno rilasciati, appunto quando vengono rilasciati dai membri della famiglia. E invece questi membri, invece di prendersela con Alberto, vanno a parlare ad uno con Alberto stesso. E si scopre che ognuno ha sempre sospettato di tutti gli altri. Quindi che in questa famiglia covavano sospetti reciproci in modo tale che quando si sono visti accusati hanno comunque creduto che l'accusa potesse essere vera. Infatti pregano Alberto di tirare fuori le prove. Tirate fuori le prove se ce l'avete davvero. Perché il marito sospetta della moglie, la moglie sospetta del marito, il nipote sospetta della zia. Si vedrà insomma che all'interno di questa famiglia così per bene, così rispettata, covava un insieme di, diciamo, interiorità represse, di voci di dentro represse, che vengono fuori nel momento in cui si attiva la dimensione del sogno. Vedete anche Donna Rosa all'inizio del brano che vi ho fatto vedere, sognando, sogna cose, diciamo, che da un punto di vista simbolico arrivano al parossismo, insomma, un capretto, no? Che diventa un bambino e che viene divorato in una sorta di rito dionisiaco. Questa commedia è piena di simboli, è la
la più simbolica del teatro di Edoardo, proprio perché Edoardo in questa commedia sta veramente andando ad esplorare i recessi più nascosti dell'animo umano. Quindi diciamo che c'è una presa di coscienza nella commedia, rappresentata dal personaggio di Alberto Saporito. Alberto prende atto della realtà, non quella che si vede superficialmente, ma quella che sta dietro, di cui ci si accorge attraverso l'interiorità che parla per mezzo delle voci di dentro. Un'interiorità che nessuno ascolta perché tutti si fanno incantare dalle parole. Tutti, tranne il personaggio del vecchio zio Nicola, un anziano zio di Alberto, che tutti considerano rimbambito perché si rifiuta di parlare. Si esprime soltanto sparando mortaretti, in uno strano codice che solo Alberto è in grado di comprendere. Quindi, diciamo che il rappresentante principale di queste voci di dentro è proprio lo zio, che proprio si rifiuta completamente di parlare. Paolo, se lo fai partire anche questo. Quindi niente, che parlammo a fa? Il succo di tutto, un po' una fine della speranza. Vedete come Edoardo diventa amletico quasi, arriva a toccare proprio il fondo di un problema esistenziale, quella di una perdita totale di tessuto sociale. Si sospetta all'interno di una famiglia l'uno dell'altro. Viene a mancare la stima, il rispetto, la fiducia. E come si può andare avanti in questa maniera, si chiede. E però stavolta non c'è un messaggio di speranza, vedete? C'è un disincanto, c'è quasi una rassegnazione, come dicevo prima. Aveva ragione zio Nicola, dice alla fine l'autore, gli mette queste parole al protagonista, della commedia. In realtà, diciamo, Napoli Milionaria già aveva anticipato questa problematica, anche mia famiglia, ma le voci di dentro tocca un piano, come vi dicevo prima, esistenziale prima che sociale. Cioè l'uomo è ferito all'interno proprio delle proprie convinzioni, è come se avesse perso il filo del discorso con se stesso. Quindi, nel momento in cui si addormenta, nel momento in cui mette la testa sul cuscino, come dice Alberto Saporito, a capa polle, la testa bolle, inizia a bollire. Vengono fuori dei sogni strani, ma in realtà quei sogni sono simboli di inquietudini dovute al fatto che non c'è chiarezza all'interno dell'individuo, perché questo individuo, avendo perso il colloquio con se stesso, non ha più chiaro chi sia. Ecco perché poi non ha più chiaro neanche chi siano i parenti, chi siano gli amici, cosa sia la società in cui si trova a vivere. E da questo emerge evidentemente una situazione di profondo disagio. Quindi è la fine delle relazioni umane che Edoardo va a toccare. Quindi guardate quanto profondo è veramente il teatro di Edoardo De Filippo e dove si va a situare in un momento in cui a livello storico era finito un conflitto mondiale, sembrava essere finita una tragedia, ma in realtà Edoardo invece ci annuncia che ne sta iniziando una ben peggiore. Sta iniziando un momento in cui l'umanità si deve confrontare con questa perdita, la perdita dell'interiorità, la perdita delle voci di dentro. Questa è l'analisi, ma alla fine Edoardo non si ferma all'analisi. Se noi ritorniamo, diciamo, alla domanda che si faceva Amalia in Napoli Milionaria, che è successo? Cosa è successo? Ma il motivo di tutto questo, diciamo, il motivo di questa umanità disumanizzata, qual è? Lo spiega Edoardo successivamente, secondo me benissimo, in un'altra commedia. Una commedia particolare perché è una commedia che parla del teatro.
un teatro sul teatro, un metateatro potremmo chiamare. Una commedia dell'ultimo Edoardo, perché è stata messa in scena nel 1965, e si intitola L'arte della commedia. L'arte della commedia ha una trama semplicissima. C'è un protagonista che è un capo comico, il capo di una compagnia di comici, Gennaro Campese, una compagnia teatrale che recita in una cittadina di provincia, ma succede che si incendia il baraccone dove loro tenevano queste rappresentazioni e quindi si trovano questi commedianti, diciamo, in cattive acque. Per cui Gennaro Campese decide di andare a chiedere aiuto al prefetto, che rappresenta l'autorità cittadina. Il prefetto è appena arrivato nella città, il nuovo prefetto, è un tipo abbastanza particolare, un tipo frivolo e con un forte senso dell'autorità e dell'istituzione, accetta di ascoltare Campese perché pensa che gli farà passare una mezz'ora divertente. Lui stesso in passato ha fatto teatro e quindi, diciamo, vede un'occasione di svago in questo colloquio con Campese. E invece quello che succede è che questo capo comico comincia a parlare, si intavola una discussione che in realtà è una discussione che confronta il teatro, in generale l'arte, con il potere. Mette, diciamo, in relazione teatro e potere. E questo discorso che Campese fa irrita fortemente il prefetto, che aveva pensato, diciamo, a un momento di svago, e invece, diciamo, si trova davanti a un momento di grande irritazione. Il teatro, secondo il prefetto, era in crisi, sarebbe in crisi perché mancherebbero gli autori. Non ci sono, secondo lui, più autori di teatro. I testi sono fatti troppo profondi, troppo impegnati, e invece per lui, che rappresenta il potere, il teatro dovrebbe essere soltanto svago, intrattenimento. Campese, che invece rappresenta l'arte, rappresenta il punto di vista dell'arte, attribuisce invece la crisi alla società, che si è corrotta, trasformandosi in una sorta di gregge di pecore, asservite proprio al potere, e che belano queste pecore in mezzo a corruzione e servilismo. Quindi abbiamo una società incosciente che si è sottomessa al potere perché si è venduta adesso. L'attualità di questa problematica penso che salti a tutti agli occhi. Se la mandi l'ultimo filmato, L'arte della commedia. Quindi vedete, qui entra in gioco il potere, si tocca il punto, diciamo, cruciale forse della questione, cioè quella dell'asservimento dell'uomo, che chiaramente è una conseguenza della sua metamorfosi esistenziale, diventato incosciente, non capace più di sentire le voci di dentro, quindi incapace di avere una critica libera, di essere intellettualmente libero. Ecco che facile l'asservimento. L'asservimento a chi ne approfitta, ovviamente, a un potere che non ha bisogno di fare grandi complotti o di ordire chissà quali manipolazioni. Noi spesso siamo innamorati, no, di questo concetto, c'è dietro un grande fratello che opera delle manipolazioni. Chiaramente il potere approfitta di ciò che la società gli dà la possibilità di approfittare. Ed ecco che il discorso di Campese, quello che avete appena visto, del capo comico, è di una profondità straordinaria, è di un'attualità straordinaria, perché fa capire proprio che il teatro, che è metafora dell'arte, quindi l'arte, non è più capace di rappresentare la realtà, indipendentemente da ciò che il potere, o comunque insomma chi detiene le chiavi per aprire la strada agli artisti, al successo, può o meno garantirgli. Quindi l'artista dovrebbe essere in grado, come dice Edoardo, di entrare dalla porta del palcoscenico e di uscire con il pubblico dalla porta del pubblico, nel senso che dovrebbe fare riconoscere la propria autenticità, la propria genuinità. Qui ritorniamo a Pasolini, vedete, ritorniamo alla stessa problematica che aveva messo Pasolini in luce. Una
problematica e delle idee che a Pasolini costarono la vita, perché era molto diretto nel suo modo di porle, perché appunto è una direzione veramente contraria a quella che tutti quanti abbiamo preso ormai nella società di oggi, no? È una denuncia veramente terribile, è la denuncia dell'asservimento intellettuale, non soltanto dell'arte e del teatro. Oggi molti artisti denunciano evidentemente il loro asservimento, basta, diciamo, senza far nomi, basta stare a sentire certe dichiarazioni, certi schieramenti di parte, no? Certe ideologie che non sono più neanche ideologie, perché non poggiano neanche su autentiche convinzioni politiche o filosofiche o morali o sociali, ma poggiano semplicemente sull'opportunismo. Quindi addirittura una società che si è ridotta a un insieme di pecore che vanno a vedere qual è il pastore che può andare a nutrirle, e quindi non hanno più un senso critico, la capacità di esprimersi in maniera critica. Ed è questa, a questo punto, la denuncia fortissima che fa Eduardo, perché Campese non si rivolge più soltanto all'intellettuale, soltanto al teatro, all'arte, ma persino il teatro diventa metafora di tutta l'intera società. Ecco perché, diciamo, con la conclusione dell'attività teatrale di Eduardo, quando arriviamo, diciamo, alla fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, siamo arrivati ad un teatro che ha raggiunto veramente le sue vette più profonde, più straordinarie, insomma. Le ultime parole di Eduardo in pubblico furono pronunciate durante una premiazione che lui ricevette a Taormina nel 1984, sarebbe morto in quello stesso anno. Queste parole io vorrei farvele sentire a conclusione di questo intervento, perché secondo me riassumono proprio il senso della vita di quest'uomo, prima che dell'artista, e fanno capire come l'artista e l'uomo siano due aspetti assolutamente inscindibili, almeno per quanto riguarda Eduardo De Filippo. Mi mandi questi 2 minuti, lo vediamo. Bene, e così, con queste parole di Eduardo, io vorrei concludere questa conferenza. E vedete, il messaggio di speranza alla fine, secondo me, si ritrova non nella società, ma poi alla fine in quello che è l'essenza dell'uomo, e che Eduardo ha rappresentato probabilmente, veramente, ha testimoniato nella sua vita, vista come teatro, perché per lui il teatro è stata veramente vita, e per qualunque uomo la propria attività può essere intesa come vita nel momento in cui la vive con il cuore, cioè la vive con passione, la vive tirando fuori ciò che sta dentro e non ciò che sta fuori. Eduardo De Filippo è stato quindi, secondo me, un maestro d'umanità. Io devo dire, non avendo avuto la fortuna di conoscerlo di persona, gli devo moltissimo, proprio semplicemente avendolo conosciuto attraverso la sua opera teatrale fin da bambino. Io l'ho sempre considerato quasi un parente, nel senso che veramente ha trasmesso un sentimento di affetto, ed è con questo anche ricordo di Eduardo che vorrei concludere questa conferenza e ringraziarvi per la vostra attenzione. L'applauso fatela a Eduardo, non a me.